Carissimi, buongiorno e ben ritrovati qui su Ecclesia TV nella rubrica Giorno per Giorno. Io sono Carmine Areni e ho il privilegio di condividere con voi ogni mattina delle brevissime meditazioni tratte dal meraviglioso tesoro del Vangelo. Dopo un periodo di riposo, vogliamo cominciare questa nuova avventura con l'ascolto della Sua parola e soprattutto con quel desiderio di conoscere il Signore sempre di più. Oggi, lunedì 3 ottobre, inizieremo leggendo una meditazione tratta dal Vangelo di Matteo, al capitolo 21, versetto 42, dal titolo Privilegi spirituali. Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle Scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Dio scelse Israele come proprietà particolare. La separò dalle altre nazioni e riversò su di essa benedizioni innumerevoli. Si rivelò in modo del tutto speciale a questo popolo, mentre il resto dell'umanità era nelle tenebre. Gli diede la legge, i patti, gli oracoli di Dio, mentre tutto il mondo avrebbe dovuto attendere l'annuncio della verità. In breve, il Signore agì con Israele come un uomo tratta un appezzamento di terreno che recinta e coltiva, mentre i campi confinanti sono lasciati incolti e sterili. La casa di Israele fu la vigna del Signore. Non godiamo forse anche noi di particolari privilegi? Indubbiamente ne abbiamo molti, possediamo la Bibbia, abbiamo la piena libertà di leggerla, abbiamo l'Evangelo e chiunque ha la possibilità di udirlo. Godiamo di alcune grazie spirituali che a tanti sono precluse. Quanto dovremmo essere grati al Signore? Spesso però le persone fanno un cattivo uso dei propri privilegi. Quando il Signore separò i giudei dagli altri popoli, aveva il diritto di aspettarsi ubbidienza, servizio. Quando una persona si è affaticata in una vigna tutta la giornata, nutre la ragionevole aspettativa di raccogliere del frutto da essa. Israele non rese ciò che avrebbe dovuto in virtù di tutte le misericordie di cui era stato fatto oggetto. Si mescolò con i pagani e si adeguò alle loro usanze. Si indurì nel peccato e nell'incredulità, si rivolse agli idoli, non rispettò i comandamenti di Dio, anzi disprezzò il suo tempio e rifiutò di ascoltare i profeti. Maltrattò coloro che il Signore aveva mandato per chiamarlo al ravvedimento. Infine raggiunse l'apice della propria malvagità, uccidendo il figlio di Dio. Che uso stiamo facendo dei nostri privilegi spirituali? È una domanda di estrema importanza che dovrebbe farci riflettere attentamente. Possiamo affermare che come nazione non stiamo vivendo nella luce, o forse non stiamo camminando in modo degno delle misericordie di cui godiamo. Non dobbiamo confessare con vergogna che milioni di persone tra noi sembrano vivere completamente senza Dio? Non dobbiamo riconoscere che in molti paesi, in molti villaggi, Cristo pare non avere discepoli e che la Bibbia sembra non essere creduta? E infine chiediamoci, stiamo provocando Dio come fecero i giudei? Che possiamo riflettere su queste importanti verità, ma soprattutto che il Signore ti possa benedire e che ti possa aiutare a prendere una giusta decisione. Amen.